A volte mi capita di prendermela con le persone innocenti, mi capita di sfogare i miei rimorsi, i miei rimpianti e puntare il dito alle persone che potrebbero aver ostacolato il mio cammino, lasciando che il peso della colpa vada su di loro e non a me. A volte mi capita di scambiare l'amicizia con l'amore, distruggendo amicizie del sesso opposto. Il tutto lo dico non per dare una lezione, non per catturare attenzione o essere vittima di un passato difficile, per quanto noi tutti ne abbiamo avuto uno, ma per dire chi sono. Tante persone utilizzano Facebook per apparire, fare pubblicità, per moda, per popolarità. Io principalmente lo utilizzo per condividere quello che provo con voi. È un mezzo per farmi conoscere, un mezzo per raccontare la mia storia, un mezzo per dare esempi ed insegnamenti. Ad esempio, il calcio per me è stato fin da sempre un mezzo per farmi conoscere. Esprimevo tutto ciò che ero, i singoli movimenti, e da lì si capiva il mio stato d'animo. Visto che non bastava, ho deciso di creare dei montaggi, dei tutorial. In qualche modo volevo e voglio aiutare. Volevo appunto diventare qualcuno per aiutare tutti coloro che ne avessero bisogno. Ma più di tutto, dare un esempio. Essere l'esempio. Oggi mi si riconosce come Alerici che fa i numeri. Tanti di loro sono divenuti amici, altri invece provano invidia. Dietro a tutto questo c'è molto di più di quel che si vede e si è visto. Il dietro del poeta, della persona profonda ed emotiva. Mi piace coinvolgere gli altri nelle mie parole. Mi piace fargli sentire ciò che sento io. Sembra tutto bello, ma dietro a tutto questo c'è tantissimo dolore. Ho dato tutto me stesso, in ogni cosa che facessi. Nella maggior parte dei casi ho sempre ricavato il peggio. Eppure, continuavo a riprovarci nonostante le possibilità diminuissero. Mi abbattevo, ma tornavo più forte di prima. Il mio modo di abbattermi era ed è il mio modo per ritornare con una motivazione in più. Dico tanto di essere cambiato, più che altro lo penso. E quando mi capita davanti all'ennesima occasione, mi lascio come sempre trasportare delle emozioni. È più forte di me. Non riesco a controllare il mio cuore, tanto meno le mie emozioni. Ma sono fatto così. Semplicemente semplice. Mi dispiace per coloro che mi odiano, per coloro che pensano male di me, coloro che pensano che sia un bugiardo, un falso, un drammatico, un pigro, un mantenuto, un fallito. Io vorrei cambiare le cose, renderle migliori, così come le persone che mi circondano.